me è proprio una così brutta prestazione in estate per i primi 55-60 minuti. Perché se metti dentro un gol, uno di Mele, uno di Manolo, è una partita diversa. Certo che poi è la prima mezza vera occasione che c'hanno, ci fanno 1-0, si parla di un'altra partita. Sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni, però non mi sembra di avere. Cioè, penso che sia stata una prestazione migliore tipo rispetto a Ternana in casa. Cioè, se non riusciamo a concretizzare quell'occasione che abbiamo, purtroppo calcio, quando non fai gol lo prendi, quindi è andata così. Quelle due o tre azioni che ci sono capitate abbastanza nitide, stiamo parlando di un'altra partita. Poi certo che rimane questo brutto risultato, quindi ce lo prenderemo come siamo presi altre partite, altre sconfitte. Non mi riesco a spiegare questa sconfitta, un'altra sconfitta in casa, però purtroppo è un anno così, quindi gira un po' al contrario, quindi faremo del nostro meglio. È un cambiato stranissimo, avete visto anche voi, sono alti e bassi continuamente, c'è una classifica sempre corta dall'inizio della stagione, quindi è normale che quando vinci una partita pensi alle stelle, quando ne perdi una sembra che stai facendo una stagione indegna. Adesso per me bisogna essere equilibrati quando vinciamo, quando perdiamo. Secondo me abbiamo i punti giusti per quello che ci siamo prefissati. Sicuramente, ti ripeto, se avessi fatto qualche vittoria più in casa, a questa stiamo parlando di playoff quasi sicuri. Mi spiace perché potevamo andare sulla scia di quella splendida rimonta che abbiamo fatto a Venezia, però questa sconfitta non preclude il nostro cammino, ecco. Abbiamo preso qualche distanza, forse per un po' di foga, di trovarci sotto 1-0, magari sai, cerchi di andare a recuperare subito un risultato e purtroppo perdi un po' di lucidità, un po' di distanze e non siamo stati ordinati nell'attaccare, soprattutto la seconda parte del secondo tempo. Abbiamo avuto un po' di, sì, un po' di, forse se devo dirti un errore è stato magari che ci siamo allungati un po' tanto, anche dovuto comunque a un po' di stanchezza perché faceva abbastanza caldo sia per me che per loro, però dico, ci sta che alla fine quando vuoi strafare un pochettino perché sei sotto, ci sta che perdi qualche distanza. E oggi ci hanno accolto benissimo, fuori dallo stadio, sono sia in casa che fuori sono sempre splendidi.